Sta per iniziare, non inizia. Stai trasmettendo dal vivo. Salve amiche e amici, dopo più di una settimana, forse due, sto di nuovo dal vivo. Il computer mi dice che c'ho problemi di memoria, ma adesso bando alle ciance e ritorno subito. Mi vesto elegante perché a molti di voi vi piace che mi vesta elegante, anche se fa caldo, ma vabbè, facciamo dei sacrifici. Allora, io ieri o l'altro ieri ho caricato Lolo Tez. Ciao, stammi bene anche te, Lolo Tez. Grazie. Io ieri o l'altro ieri ho caricato dei radioprogrammi, perché di solito li caricavo nel mio secondo canale, Radio Sant'Enchan, secondo canale di YouTube. Ma ho visto che in pochi del mio pubblico vanno a vedere anche il mio secondo canale di YouTube. Allora li ricomincio a caricare in questo canale, Sant'Enchan. Ho parlato in tutte e due, ma soprattutto nel corto video che ho fatto, ho parlato delle truffe che ci sono in internet. Quindi vorrei che quel radioprogramma che ho caricato in YouTube, che è una proposta di un troll anonimo su Instagram, dura 4 minuti, e voi lo possiate condividere con quante più persone possibili, che in questo modo aiuterete altri a prevenire delle truffe informatiche. Poi vi possono anche coinvolgere, possono essere delle truffe pericolose, perché questi truffaldini hanno dei metodi loschi per raggirarvi. Questi metodi consistono nel dirvi: guarda, io ti posso sponsorizzare YouTube, ti sponsorizzo tutti i tuoi video sin dall'inizio, tutti i tuoi video, soprattutto se ne avete migliaia come me. Li sponsorizzo dal 2013, dal 2014-15. L'importante è che voi gli diate, per esempio, loro vi chiedono di scaricare delle foto e dei dati da determinati profili Facebook. Se lo fate, che loro vi danno poi una direzione di posta elettronica, andate di mezzo, capito? Andate di mezzo voi. Quindi non vi conviene. Ciao The Golden Yigen Asmr. Ciao, come stai? Ciao. Allora, non vi conviene adescare a queste facili gratificazioni. Ti faccio famoso in Instagram, ti faccio famoso in YouTube, ti faccio famoso di qua, ti faccio famoso di là, perché sono tutte balle. Non ti fanno famoso, ma ti compromettono, perché loro possono estorcere informazioni anche di chi gli manda la posta elettronica. Per esempio, mi è venuto in mente: perché mi hanno chiesto di scaricare da determinati profili le foto e poi mandargli per posta elettronica? Perché il testo no, ma le foto sono rintracciabili, le scarichi nel tuo computer e
Le foto poi avranno nell'intestazione digitale le caratteristiche del tuo computer, quindi un furto digitale è facilmente rintracciabile. Loro si salvano perché magari stanno in un computer pubblico a ricevere le email, ma tu non ti salvi perché gli mandi la foto con i tuoi dati digitali del tuo computer, del tuo cellulare. Quindi non adescate mai a queste cose del tipo mandami le foto e i dati di determinati profili di Facebook, di Instagram, e io poi sponsorizzerò e patrocinerò e addirittura farò una campagna di tutti i tuoi dati in Instagram, in YouTube, in Facebook, perché sono delle cose truffaldine. E quindi è un invito che faccio a tutte e tutti voi a divulgare i miei ultimi due video, che non sono nient'altro che programmi di Spreaker che ho salvato in YouTube. Io qua vedo benissimo il video nella finestra che si è aperto per la webcamera, però se vado a vedere che c'è una webcamera vecchia di bassa risoluzione, il video nella pagina di YouTube si vede sgranato, si vede di bassa risoluzione. E che ci vuoi fare? Allora, amiche ed amici, mi raccomando, dite no alle truffe digitali. Adesso di che vogliamo parlare? Perché io ho tre persone che mi seguono. Lolotez, The Golden Yigen, Astrem, e una terza che non ha commentato. Rino mi ha mandato un commentario a uno dei miei video che io vi invito a guardare. Poi per il riflesso non dovrei utilizzare gli occhiali, ma non leggo. In questi giorni sono ritornato a leggere moltissimo. Strada sono dei rumori. Grazie. Sono ritornato a leggere moltissimo e è una delle mie passioni da quando ero giovane, da quando ero piccolo. Leggere, leggere, leggere tanto. Purtroppo non ricevo richieste di commentari sulle letture, perché vorrei condividere con tutte e tutti voi il mio interesse per la lettura. La strega diversa, ciao. Ciao, la strega diversa, come va? Bellissimi video fai. Ah, grazie. Adesso perché ho le mani dilatate dal caldo, ma qua questo non mi sta un anello. Forse lo riesco a mettere qua. Ecco qua, io ho fatto un video, la strega diversa. Se vuoi andare a guardarlo, parlo di questi anelli, ne parlo poco. Il titolo del video che troverai nel mio canale è Il Signore degli Anelli, in cui faccio vedere nell'anteprima le mie mani, così. E il titolo del video troverai, se tu metti video, poi vai indietro. Il titolo del video è Il Signore degli Anelli. Magari cerca in YouTube Il Signore degli Anelli Sant'Enchan e ti appare un video che ho fatto parlando dei miei anelli. Grazie a te, la strega diversa. Ah, grazie, sono stupendi, hai delle mani bellissime. Le tue sono di sicuro più belle delle mie. Grazie, dice andrò a vederlo. Grazie, la strega diversa. Allora, io non ne ho molti di anelli, ne avevo prima di più. Vorrei poi comunicarvi qualcosa circa le mie letture preferite. Ho visto i tuoi video di Wushu perché amo le arti marziali e
sì, le arti marziali ci aiutano a mantenere la salute, ma anche io poi le pratico così amatorialmente, amateur. Ma anche di questi tempi poter arrivare a livello Bruce Lee o qualcosa giù per lui, giù per su a quel livello sarebbe bello, perché devi saper difendere oggigiorno. Quattro persone che mi seguono, formidabile. Manco a farlo apposta. Di solito nei miei live non c'è nessuno. E quindi, come dire, le arti marziali servono, perché servono a disciplinarsi, servono a raggiungere la salute, ma soprattutto servono a difendersi nel caso uno arrivi a addestrarsi in modo sufficiente. La striga diversa. Mio marito si chiama Lì, il suo nome vero, anche lui ha praticato queste arti marziali. Ah, bene, mi fa piacere. Io invece mi chiamo Santen, perché ho preso rifugio in un monastero buddista cinese, e poi ho messo Chan perché avevo nelle reti sociali cambiavo, no? Perché invece di mettere il mio nome, perché tutti gli hacker che rubano informazione, allora mettevo Ching Chang King fino a che Chan, e poi ho scoperto che il cognome più diffuso Chan e Chen. Però ho preso rifugio in un monastero buddista cinese, e quindi per quello che Santen. L'antivirus ha finito di scannerizzare, mi chiede di chiuderlo. Ho dovuto caricare. Qua mi dice che c'è un altro programma associato. Purtroppo qua ti appaiono a gragnola le attualizzazioni, perché io ho un antivirus caricato gratuitamente, non mi piace pagare per gli antivirus. Qua la sua protezione è finita, McAfee, ma chi te l'ha chiesto? Ma chiudete, oh, sempre aprire finestrine, finestrine, la tua protezione è finita, paga, paga, paga. Questa Microsoft una volta c'era, oh, non riesco a chiudere questa cortina, leggere. Ma è possibile, è questa imposizione, oh, è chiusa. Tuo padre, la connessione è instabile, quindi mentre tentiamo di ristabilirla. Ah, si è ristabilita. Speriamo che si sia ristabilita la connessione, perché mi hanno comunicato con un messaggio d'Anger. La connessione è instabile, aspetta mentre tentiamo di ristabilirla. Così mi lasciano sospeso me e altre quattro persone. Una se n'è andata. Vabbè, chi va c'è chi viene, la vita è fatta a scale. Chi va c'è chi viene su e giù, destra e sinistra. D'altra parte ci avrà ragione quello che se n'è andato ad andarsene, perché stiamo già dal vivo 14 minuti e non stiamo parlando di nulla. Allora, la strega diversa. Tuo marito è cinese o italiano? E come dire, io avrei voluto fare un video già da tempo, però mi prende la pigrizia, però ho tante altre cose da fare. Ah, italiano. Ah, bene, allora al padre gli deve essere piaciuto tantissimo Bruce Lee. Ah, bresciano, guarda. E cioè, è di origine cinese o no? E quindi, come dire, io volevo fare un video già da tempo, forse da 1 o 2 settimane. Ah, bene, italiano. Ma lo faccio adesso. Prossimamente mi filmerò con questa ciofeca, un cellulare 2011 che regalai a mia madre,
Natale 2013 e questo vi presento Nokia Asha 302, capito? Si filma in 640x480. Con questo io che mi si è rotta la filmatrice, con questo io faccio delle buone riprese. La telecamera, vedete, da 3,2 megapixel in 640x480. Ecco la filmatrice come si presenta. La vedete? Filma bene, è una forza, più risoluzione della webcam era questa. Poi edito i video e li carico. Questo, tutto questo per non utilizzare il mio nuovo cellulare, il Motorola Moto X seconda generazione, regalato per Natale e compleanno, Natale 2015 e compleanno 2016, 26 gennaio. Vedete? È una forza, un portento. Poi c'è anche lo zoom, fai così. Io ho fatto un video tutorial, dei vari video tutorial, cercate Nokia Asha 302. Cercate Nokia Asha 302 e troverete i video tutorial che ho fatto su questo cellulare. La sua custodia in latex morbido. Magari non è griffata, non è della marca, è generica. È fatta per questo modello, ma non si sa che marca è. Alza come un guanto. Magari cade il cellulare, si fa merda. Però per fortuna mi è caduto tante volte, ma almeno col bordo non piglia lo schermo. Si è spento, si è acceso quando cadeva. È abbastanza resistente, dura molto la batteria. Certo, l'uso solo per fare foto, video e neanche l'uso come telefono. Navigo in internet con quello che ha una navigazione, gli ho messo Opera, ma è un cellulare con JavaScript, il sistema operativo. Ma la cultura cinese, io sono sarda, BlackBerry assomiglia al BlackBerry, sì, la strega diversa assomiglia al BlackBerry, ma mi hanno fatto vedere un BlackBerry, non so se Blood o Curve, che era un modello, quando io ho comprato questo, non so se era più vecchio, ma aveva meno potenza, era più leggero, più sottile, una camera da 2 megapixel che non so se filmava in VGA 640x480. Quindi io, e poi il BlackBerry, per essere BlackBerry, forse perché c'aveva un sistema operativo blindato, costava di più che questo. Quindi questo è stato molto buono. Madre poi, nostalgica dei bottoni 3x4, si è comprata questo. E si è rotto, e va a scatto, però è un cellulare, io ho il Genius Touch, io ho fatto un video anche e mi ha, vedi, Genius Touch ha il marchio, è un triangolo con una G, dentro. E io in Instagram, prima che mi togliesse dai suoi contatti, ho parlato con il fondatore di questa marca che sta a Miami, Genius Touch. Vedete il triangolo? Il triangolo con la G dentro? Mi ha detto che lui era massone. Infatti, guardate questo anello, in mezzo a squadra e compasso, che vedete? Una G. Cellulare non è tattile, altri sì, ma quel cellulare non è tattile. Quindi io ho fatto un video, che tempo fa, poi faccio vedere il cellulare e mi chiedo cose. Il video è
video adesso se lo trovo, non so qual è perché nel titolo non ho. Ecco, ecco qua. New World Order. Secondo voi esiste il nuovo ordine mondiale? Ecco, vi lascio qua. Lascio qua. Ecco qua. Vi lascio qua il link del video. Beh, come dire, io sono perito ragioniere, sono disoccupato. Da 12 anni avrei voluto essere uno scrittore. È sempre demoralizzato il fatto di non trovare un editore, che è difficile trovare un editore disposto a pubblicarti. Allora, fino adesso ho guadagnato $150 con YouTube nel 2017. Vorrei avere successo in YouTube. Vorrei scrivere. Mi trovate in Instagram, in Facebook, dove c'è gente strana. Infatti, il tipo che mi proponeva di mandargli i dati di due account di Facebook, mi sono domandato: ma come faceva a conoscere quegli account, quei profili, se non ha Facebook? Come dice, non è vero, lui Facebook ce l'aveva. Mi voleva incastrare a me, mi voleva fare uno scherzo a me, oppure voleva compromettermi con un furto informatico. Ma per sapere che una persona ha un profilo e ha delle foto, delle volte devi entrare in Facebook, non puoi. Che peccato, ma come mai disoccupato, cara striga diversa? Sono le cose, le questioni della vita. Poi quando c'hai una certa età, anche se hai fatto dei lavoricchi, è difficile tornare nel mercato del lavoro. Allora guardati questo video che ti ho caricato il link lì, prima del tuo ultimo commentario nel chat. E poi mi raccomando, se potete, diffondete i miei ultimi radioprogrammi che ho caricato in questo canale di YouTube, di Spreaker, dove allerto le persone riguardo la truffa informatica. Non, cioè, dovete fare come ho fatto io, non accettate che vi dicono vi farò famoso il vostro canale di YouTube, che poi sono tutte balle, se voi diffondete, cioè se voi mi date informazioni circa due profili di Facebook. Perché io a volte cerco il nome di un profilo senza entrare in Facebook e non posso. Mi dicono: tu, se vuoi accedere alle informazioni di questo profilo, anche se è un profilo pubblico, se è una pagina pubblica, devo per forza entrare in Facebook. Quindi, come ti possono chiedere dati relativi a una o più persone, due persone, come faceva questo? Io per questa persona ho fatto un video rispondendo alle sue 18 domande. Allora io gli ho detto: ma perché non cerchi tu questa informazione? Lui mi ha detto: no, che sei matto, mi posso compromettere. Facebook ha delle regole rigidissime, poi conserva i dati per 50 anni. Se vado da un computer pubblico, come gli avevo suggerito, mi rintracciano, mi arrestano, mi filmano, perché ci sono camere di sicurezza e di vigilanza nei computer pubblici, nei locali. Sei matto, non posso andare in un computer pubblico, mi vuoi far arrestare? Allora gli ho detto: ma perché io devo correre dei rischi al posto tuo? Non sono interessato. E lui mi ha detto: no, ma io ti sponsorizzo i video fatti fino dall'inizio, che tu ne hai più di 1000, faccio diventare famoso, tutte balle. Allora io gli ho detto: caro amico mio, sei un genio, non vuoi correre dei rischi con Facebook, perché ti potrebbero filmare, rintracciare l'IP, arrestare. La falsa, se fai un altro profilo, la falsa identità e tutto quanto il resto, Facebook ha delle leggi severissime, poi conserva i dati degli ultimi 50 anni. Ma tu sei disposto a rivelarmi le tue intenzioni di rubare materiale informatico da profili di Facebook, Instagram? Ma
ma sei un genio, non lo sai che Instagram è di proprietà di Facebook? Tutto quello che scrivi in Instagram è come se lo scrivi in Facebook, lo sa subito Facebook e Mark Zuckerberg. Tu l'hai scritto in Instagram, quindi tutto quello che mi hai detto riguardo il fatto che vuoi farti passare fotografie di due profili di Facebook, che me l'hai scritto in Instagram, anche in messaggi diretti, direct message, in Facebook già lo sanno subito. Oh, il giorno dopo, perché quel giorno è stato il giorno che c'erano problemi con Instagram, con Facebook e con WhatsApp, e non potevi guardare i messaggi e le foto. Mi sembra ieri mattina è sparito il suo, prima sono spariti tutti i suoi messaggi, il mio direct message lui, poi questa pagina non ha contenuto, aveva 0 iscritti, 0 followers, lui non seguiva nessuno, la sua pagina senza nessun contenuto, seguaci, iscritti, vedete che lui seguiva, 0, solo l'immagine del profilo e il suo nome. Dopo un po' è sparita pure la pagina, ha cancellato tutto, si sarà preso un cagazzo, che gli ho detto, ma sei un genio, non ti vuoi fare scoprire? Hai delle proposte indecenti di far scaricare foto, video e tutto, e le fai in Instagram, non vuoi farti scoprire da Facebook, ma lo sai che Facebook è sinonimo di Instagram e Instagram è uguale a Facebook? Oh, l'ha capita l'antifona, non mi ha proposto più nulla, perché era da giorni che veniva dicendomi, 2 o 3 giorni, caricami le foto di questi due profili, sono... Voleva fare dei profili fake in Facebook, non so se adesso con altri profili, ma io gli ho detto, ma lo sai che ti rintracciano più facilmente? Probabilmente tu non vuoi andare da un computer pubblico per non farti rintracciare? Ma sei un genio, stai utilizzando il cellulare, lo smartphone, la casa tua, magari con il wifi o magari con il 4G di abbonamento, magari col cellulare dei genitori. Ma lo sai che se c'è il cellulare in abbonamento fanno subito risalire al proprietario della a nome di chi è intestato il contratto, il tuo indirizzo, sanno. Sanno a nome di chi è il contratto in abbonamento, sanno addirittura l'email del tuo cellulare, perché avrai scaricato l'applicazione di Instagram o con la piattaforma Android o iPhone. Quindi Instagram e Android e la piattaforma di scarica dell'applicazione e la Apple, perché poi devi autentificare l'iPhone per utilizzarlo. Quindi quanti soggetti sanno chi sei? Poi sei un cellulare Huawei, lo sanno pure i cinesi. Stai usando Instagram, lo sa Instagram, lo sa Android, lo sa Facebook, lo sa la CIA che ci sta seguendo. Ciao. Sanno tutti, quindi mi scrive in direct message in Instagram che non mi voleva scrivere queste proposte in direct message in Facebook o in Messenger. È un genio, gli ho detto, sei un genio, hai dato più informazione adesso di quella che avresti potuto dare con un account anonimo di Facebook. Se tu stesso prendevi le foto dei profili che a cui volevi togliere le foto da un computer pubblico, hai dato molta più informazione, capito? E molta più informazione ai servizi segreti, alla CIA, a tutti i servizi segreti d'Europa contro lo stalking. Hai dato molta più informazione che andando a un computer pubblico utilizzando un Facebook con un profilo inventato, che hai utilizzato o Apple, iPhone o Android.
Hai utilizzato quindi la piattaforma di scarica di Apple o di Android? Hai utilizzato Instagram e di Facebook? Hai utilizzato o Huawei, magari di Android, che loro mandano informazioni alla Cina per venderla? Magari dicono, non so, dicono, dice Trump. Poi ci sta di mezzo la CIA, i servizi di informazione, la polizia postale. Bene, e poi possono triangolare la tua posizione con il cellulare, anche con quello che non ha né Android né iOS. Che il cellulare, anche quello che non ha il GPS, si collega a un'antenna, incluso quando non ha la scheda telefonica, la SIM, si connette lo stesso perché tu puoi fare chiamate di emergenza da qualsiasi rete, il 911, che significa che sta sempre connesso a una torre per la segnale elettronica, sempre connesso, anche quando non gli togli, perché molti sono furbi, dicono faccio dei prank, degli scherzi, o voglio hackerare qualcuno, eccetera, con Instagram, mi connetto con il wifi di casa, ma gli tolgo la scheda SIM. No, perché innanzitutto la rete sociale detta il cellulare e l'email. Poi sei connesso a Android, la piattaforma, il servizio Android, che c'hai il Google Store. Poi sei connesso all'IP del web, magari c'è la fibra ottica. E poi sanno l'email del cellulare e poi la stessa applicazione sulla quale trolli la gente. Capito? E poi triangolano perché anche se il cellulare non ha la scheda SIM, si connetta a una torre di cellulari, quindi possono triangolarti il cellulare anche se non hai la scheda SIM. Gli togli la scheda, dici parolacce a uno in Instagram, lo sa, Android, iPhone. Perché puoi scaricare programmi tanto in cellulari Android come iPhone, e quindi lo sa anche Android di quello che fai in iPhone, perché la piattaforma è la stessa per tutti e due i sistemi operativi. Poi lo sanno tutti, lo sanno, lo sa Facebook, lo sa. Quindi questo hacker di quarta pensava farmi fesso a me insistendo, faccio famoso, ma io non posso farlo. Poi lui avrà avuto centinaia di profili Facebook, soltanto che voleva ingannarmi a me. Che poi queste foto come le utilizzava lui? Magari le vendeva a qualcun altro di questi profili che voleva che uno gli scaricasse foto e l'informazione, crearsi profili, per esempio, di belle donne reali, e così poi si formano delle catene, perché se tu o un qualche contatto tuo carichi foto di belle donne, credono che è una persona reale, con difficoltà, con problemi. Adesso che stiamo in campagna politica, magari è passata, però questa persona è stata, dicevano, questa ragazza è stata violentata da un rumeno o da un marocchino, colpa di chi li accoglie. E poi si è scoperto che quella finlandese stava viva e vegeta in Finlandia e che non sapeva nulla di quello che gli era successo, perché non gli era successo. Capito? Perché rubano le foto? Ma fatevi uno screenshot e non scocciate le scatole alla gente. Comunque, per prevenire questo tipo di truffa, mi raccomando, avvisate i vostri contatti, fategli vedere i miei ultimi video in modo che non li truffino. Adesso purtroppo vi devo lasciare perché si è fatto tardi, non ho nient'altro da aggiungere e ho 35 ho fatto 35 minuti di trasmissione dal vivo. Sono contento di essere stato con tutte e tutti voi. Peccato, ma sei giovanissimo.
Infatti non mi fido, è verissimo. Ciao carissimo, alla prossima. La strega diversa, magari fossi giovanissimo. Adesso mi sono fatto crescere molto i capelli, ma fa caldo, li voglio tagliare, questo li taglio. Magari sono giovanissimo, non so quanti anni tu mi dai. Vediamo quanti anni tu mi dai in 30 secondi, poi chiudo la live. Scusa che non ho letto i tuoi interventi. Vediamo se ci sei ancora. Ci sono quattro persone dal vivo, è sorprendente. 29, 28, 27. Quanti anni mi date? Vediamo se qualcuno che sta in live vuole commentare. Ho 3 like, pollici su, 4 che mi seguono. A una persona non è piaciuto questo live, sono dispiaciuto. Ma vediamo un po', ah, c'è il conto alla rovescia, quando arriva 37 minuti. Arriva a 37 minuti, quanti anni mi date? Quanti anni ho secondo voi? Forse è la strega diversa che se n'è andata. Beh, ve lo dico anche se non me l'avete chiesto o non mi avete detto quanti anni ho. Io sono nato il 26 gennaio 1969. Mi raccomando, condividete i miei video affinché entro il 26 gennaio 2020, quando compirò 51 anni, avere come regalo la monetizzazione da parte di YouTube dei miei video e magari qualche centone. Grazie per avermi seguito, già stiamo a 38. A 37 minuti con 50 e quindi, cara, la strega diversa. Ciao, io c'ho 50 anni passati, suonati, perché sono nato il 26 gennaio 1969. Quindi, fra po', a frappè, forse fra 6 mesi più o meno, no, siamo a 7, fra 5 mesi scarsi farò 26 gennaio 51 anni. Ciao, ciao, grazie di avermi seguito e poi condividete i miei ultimi 3 video fatti con Spreaker 2 per allertare quante persone vi sia possibile, perdon, delle truffe informatiche. Poi magari un giorno vi spiegherò il significato di queste collanine qua, perle di plastica colorate. Rosso nero che non è del Milan, rosso bianco nero o nero bianco rosso che non è la bandiera del primo impero, del secondo impero tedesca, e verde bianco rosso che è anche la bandiera italiana, ma un altro significato o un secondo significato. Forse voi questo già l'avete scoperto. Allora, mi raccomando, diffondiate i miei ultimi video che sono nient'altro che il caricamento dei programmi di Spreaker in YouTube. Vi ricordo, se volete, andate a guardarvi le mie trasmissioni, ad ascoltarvi, perdono, andate a ascoltare in Spreaker le mie radio trasmissioni, ascoltare nel mio canale radio, nel mio canale Satan Chan di Spreaker. Quando io finisco il tempo gratuito, perché sono disoccupato, non posso pagare in Spreaker, che ciò adesso l'hanno ridotto da 10 ore a 4-5 ore. Cancello gli episodi vecchi perché tanto li salvo YouTube e carico di nuovi. Se volete ascoltare i miei vecchi episodi che ho cancellato in Spreaker, cercate in questo canale Santen Chan Spreaker o G,
cercate nel mio secondo canale Radio Sant'Enciane, troverete molte trasmissioni, radio trasmissioni di Spreaker, o non so, poi basta. Poi troverete in questo canale soprattutto delle vecchie radio trasmissioni di Spreaker che duravano addirittura 30 minuti, perché una volta ti davano più di 30 minuti, forse una ora in live dal computer, e ti davano dal cellulare 30 minuti, poi hanno ridotto a 15, adesso sono rimasti a 15. 15 minuti di live. Mi sembra che addirittura se carichi un programma non ti danno più di 15 minuti, non è libero il tempo. Invece in SoundCloud il tempo è libero, ma c'è un limite di 2 ore. Quello che succede in SoundCloud è che non hai molto pubblico, ti ascoltano pochissime volte e si trasmette più che altro musica. Ho passato i 41 minuti e 26 secondi. Sono presente anche in 2 canali di SoundCloud, se vi interessa. Mi raccomando, arrivederci dal vostro Sant'Enchan. Salve! Molte volte non sono più allegro come all'inizio, ma non è che sono triste, come molti di voi mi hanno detto. Ma perché non sorridi? La prossima volta cercherò di stare meno concentrato. Ho visto che sono un po' troppo concentrato quando mi filmo. Allora mi raccomando, arrivederci. Adesso mi vado a cambiare che fa caldo, sto sudando, ma siccome a molti di voi gli piace vedermi elegante, mi metto in giacca e cravatta. Io in casa sto in maglietta, in tutta la ginnastica, non dovere sempre lavare e stirare i vestiti. Ciao, e mi raccomando, diffondete i miei video, soprattutto quelli sulle frodi informatiche, sugli hacker, sul piercing che fanno. Ciao, se no non finisco più.